Zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, altro nuovo video beauty, prodotti finiti beauty della casa o non lo so, quello che c'è dentro la mia borsa, dei prodotti appunto finiti. Eccoli qua, vedete? Questi. Allora, come sempre, prometto che non c'è abbastanza, ma non importa, meglio pochi ma buoni. E in sostanza, che dire, mi sono trovata bene quasi con tutti. Non tutti, ma ce ne facciamo una ragione in tutto questo. Comunque, cominciamo subito. Ciancio le bande, bando le ciance e proseguiamo. Buona visione a tutte. Allora, come primo prodotto, vi dicevo nell'altro video che non so quando pubblicherò, ho finito questo. Ho finito per dire perché ancora ce l'ho in bagno, ma non l'ho tutto consumato. Ed è una... non so come chiamarla, una bomba da bagno, non lo so, da 100 grammi, confezione 3,52, non so cosa voglio dire, vabbè, comunque l'ho vista su Lookfantastic e poi alla fine mi è stata inviata dentro la sua scatolina, intanto è qua di fronte a me, non so se si vede qualcosa, comunque... questa, vabbè, dicevo la scatola di Lookfantastic, questa è una... di quelle saponette, sapone, di quelle palle da bagno che la potete mettere nella vasca oppure, come faccio io, nel bidet per lavarvi i piedi, farvi il pediluvio o quello che Dio si voglia. Comunque, nulla, mi ci sono trovata bene, ha un buon profumo e la promuovo perché è veramente molto molto buona, ragazze. Mi è piaciuta davvero tanto, 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 tanto. Quindi le do un voto 10 o barra 11 perché è troppo buona. Ha un profumo che è proprio big bagolo in assoluto, molto buona, fragolesca. Poi, come altro bagno schiuma, appunto, non big bagolo, ma all'argan, burro di acarité, olio di mandorla dolce. Ho terminato il coconut, ovvero la nocciola, coccole, cos'è questo? Almud karité di Vidal, come potete ben vedere. E ce n'era un flacone, anzi questo è un flacone da 500 ml di prodotto per 12 mesi di FAO. Infatti mi è piaciuta strabuona, ci è piaciuta anche, anzi è piaciuta a mia nonna perché sa di nocciola, come suol dire nocciotella, buonissima, molto buona. Poi ho finito, perché no, i dischetti di Licia, che mi sono piaciuti, ma non tanto, ovvero, no, non mi sono piaciuti, diciamoci la verità, perché sono troppo piccoli, sono scomodi e poi quando devi struccare, per carità di Dio, si smuove mezzo mondo, perché per me non fanno, nel senso che se si smuove mezzo mondo, nel vero senso della parola, che sono irrecuperabili. Non dico che si spappolano, ma quasi. Poi non aderiscono bene all'occhio e quando devo struccarmi si bevono quasi più o meno tutta la boccetta del, come dire, della, come posso spiegarvi? Insomma, sì, quando devo mettere la bottiglietta dello struccante sopra le cose, sopra il dischetto, scusate. Insomma, non mi piacciono, sono troppo piccolini, troppo... Davvero che non ci dovevo fare qualcosa, chissà che cosa, però sono... Non mi piacciono, punto e basta, non so cosa dire, non mi hanno fatto impazzire. Poi 2,15 euro per cosa? Per dei dischetti un po' scadentucci, nisba, non mi sono piaciuti e basta, bocciati in tronco. Flopone. Poi, voglio o non voglio, ho dimenticato di buttare questi, ve li faccio rivedere incontri avvolgenti. Io direi anche no, però vabbè, mi sono piaciuti. Che cos'è? Della Dexaluna ammorbidente per igienizzare i prodotti a fondo. 750 ml di prodotto, freschezza di primavera e profumo di gelsomino. Questo qua. Questo dell'Eurospin, molto buono. Profumazione direi oltre che ottimale,
Buona, non troppo eccessiva, è vero, dà un pochettino al naso, però mi è piaciuto tantissimo. Poi, altro prodotto, ma non per importanza, un campioncino della Vichy che ovviamente sto continuando a utilizzare come se non ci fosse un domani. Quella crema che ho sentito dire da The Witch, posizione di bellezza. Caterina, ovvero sì, The Witch, composizione di bellezza, quella YouTuber che seguite tante voi, che seguo anche io. Scusate, oggi non so parlare, non so perché, vabbè. Comunque, questo è il campioncino che vi sto presentando, però io ne ho un altro che non è questo, ma è sempre di Vichy, al pec azzurro col tappo bianco. Già lo sa quale Caterina The Witch posizione di bellezza, perché l'ha visto nei miei video che ho presentato anche per lei, perché ho visto che lei mette tante creme, tante maschere e via discorrendo, quindi lei è una vera amante della skincare, come si definisce lei, e difatti mi piace molto anche per quello, oltre che perché si sa truccare veramente molto bene. Poi, come altra skincare, andiamo sul corpo, di nuovo, infatti. Di Vidal, cos'altro c'è? Ginseng, scusate, sono un po' raffreddata, vabbè. E Guaraná, Hydral Dermal White Complex, bagno schiuma, rivitalizza e tonifica. Di Body Wash, Energy e Sport, questo qui è sempre della Vidal. Profumazione non mi fa impazzire, ma non è così malaccio neanche. Sa di profumo da barba, non so perché, ragazze, però veramente sa di profumo da barba, come bello, per esempio quella schiumetta che si fanno gli uomini per farsi la barba. Ecco, sacco di quel profumo là. Non so perché, vabbè, sarò io, sarà una mia impressione, ma ho quel netto sospetto che sa di sto dopo barba strano. Comunque, vabbè, lo stesso, su via. Non è male, dai. Mi sono lavata lo stesso, anche a prescindere da quel profumo lì. Comunque, non mi è dispiaciuto. Poi, altro Vidal, che qui va via come il pane, il Vidal in casa Atria Barstool, ma va. Bagno schiuma olio di argan biologico, nutre sempre e rigenera, body wash, Vidal Oil. All'argan, anche questo sempre della Vidal, il nostro amato Vidal non finisce mai di stupirci ed è un flacone sempre di 500 ml di prodotto per un pao di 12 mesi. Anche questo top come non mai. Wow, mi è piaciuto un casino. Tra l'altro mi piace anche per quando mi devo depilare, che torno dall'estetista, mi faccio la doccia, mi incremo e tutte le cose che devo fare della skincare, idratazione, eccetera. Mamma mia, ragazze, non ce n'è. Scusate, ma qua aspettate. Ok, sperando che non mi abbiate visto sfocata, ma non penso. Comunque, ragazze, è top, veramente molto buono. Mi ha aiutato anche per quanto riguarda la depilazione, che appunto la mia estetista mi fa la ceretta, poi come devo dire, qualche ora, mezz'oretta dopo torno a casa, mi faccio la doccia, sia la sera che la mattina dopo, e sono fresca come una rosa, sì, e quindi top. Quindi questo mi aiuta anche come post ceretta, no, vabbè, a parte quello, per rinfrescarmi un po', tutto lì con questo periodo storico. Non si sa mai, è il mio migliore alleato profumatissimo. Già, va, e va bene, dai. Poi, come altri prodotti che uso in combo, sia per l'esfoliazione che anche come detergenza e idratazione viso, utilizzo sia questo che era uno scrub che ho visto da Ilenia Girl, Italian Girl, no, come era il nome? Non mi ricordo più neanche il nome del canale. Comunque, Ilenia Pauciullo di Verona, che tra l'altro la seguo, la stimo anche lei tantissimo. Se non erro, anche lei ha recensito questo prodotto della Scrub Magnolia, Fior di Magnolia, Scrub Viso Esfoliante con scorza d'arancia e granuli di pomice. Sì,
con estratti di fiori giapponese e foglie di papaya, dentazione profonda e delicata. Dermatologicamente testato, sì, molto buona. Mamma mia, ragazze, non ce n'è come questa. È veramente una, come dire, un piacere passarsela sul viso. Me la massaggio bene, delicatamente, perché appunto, come vi diceva, scusate, Ilenia Girl, non so adesso come si chiama il suo canale, non mi ricordo perché ogni tanto ci clicco da lei per guardare i suoi video, ma non mi ricordo. Comunque, prima era Ilenia Pauciullo, visto a D, e anche lei ha detto che è molto delicato e confermo anche io che è delicatissimo sul viso, non graffia per niente la pelle della cute del viso. È molto buona e piacevole da passare sul viso e scrapa molto bene il viso. Io l'ho passata sul corpo direi che non è niente male, anche lì è molto buona, però sulle ciappette, per carità, sulle chiappe nisba, non mi è piaciuta. Lì vabbè, forse è stato il mio grossolano errore, mi sono strappata mezza pelle, vabbè. Cambiamo discorso che meglio sorvoliamo. Comunque mi è piaciuta, ragazze, molto buona. Poi, a parte quello che ho combinato io, ma vabbè, dettagli, come suol dire, no? Sono già 11 minuti di video che registro, vabbè. Comunque, allora, 4,29 euro, no, scusate, cosa sto dicendo? 4,89 euro più la crema in combo di Nivea, che è quant'è? 150 ml di prodotto per un pavio di 12 mesi. Anche questa è molto buona, e la promozione non era male per niente, era piuttosto, vedete, gelosa, come si può vedere, vedete qua, no, non esce più. Comunque mi è piaciuta tantissimo, molto 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 leggera e anche schiumosa, non so come spiegarvi, mi è piaciuta. Poi ve la consiglio, se la trovate a saponi profumi o che Dio si voglia, da qualsiasi parte la trovate, Tigotà, non lo so, qualsiasi profumeria la troviate, no, come sto parlandoci, vabbè, dove riuscite a riperirla, acchiappatevela perché è davvero top, mi è piaciuta davvero tanto. Non costa molto, perché vabbè, da me costa 4,89, ma da voi magari ne costa di meno, adesso non vi so dire, però mi è piaciuta e ne vale la pena. Poi, se uno ha una pelle un po', non dico delicata o meno, allora consiglio un dermatologo, perché se la pelle come la mia è un po' disastrata, consiglio un dermatologo. Io adesso questa qua l'ho usata pochi mesi fa e non avevo la pelle come adesso, però siccome che ho bisogno urgente di Vichy, sto usando i nuovi Vichy perché mi ci trovo meglio di usare queste creme qua. Non dico da supermercato, ma quasi. Queste qua almeno da supermercato, questa l'ho presa a saponi profumi di qua dal mio paese, mi ci trovo bene, ma ora vado a Vichy perché è meglio così. Comunque questo è il pack, il tappo, e questa era la crema, ma dentro non ce ne sta più, ma vi dico che ha un profumo molto buono, sa di crema di baby, ovvero di bambino, e mi è piaciuta da morire, non vi dico quanto ho urlato, come a dire: ah, cosa, what? Buonissimo, buonissimo, davvero consigliata. Ah, mi sono dimenticata di dirvi quanto ce n'è qua. Sempre 50 ml di prodotto, sì, per un pao di 12 mesi. Top. Poi altro c'è? No, ragazze, è finito. Non c'è altro niente. Io i prodotti ve l'ho tutti fatti vedere. Basta, non ho altro da rivelarvi, da dirvi, se non che salutarvi con un grosso abbraccio virtuale, un bacio nello stesso virtuale, e noi ci si becca a un prossimo video. Ciao, un bacio, attivate la campanella, commentate e giù o su, non importa, e ciao e viva la vita. Ciao, a presto, vi voglio bene.